Buongiorno e ben ritrovati a questa seconda edizione di Birra da Collezione. Anche questa volta abbiamo due FAX Premium che sono della stessa, più o meno della stessa linea e hanno altri tipi di disegni. Adesso vi metto un po' la luce perché qua siamo un po' scuretti. In questo caso vedete, non ci, i disegni sono altri, qui c'è una donna, molto sensuale anche questa. Guardate la bravezza del disegnatore nel mettere i dettagli ben proporzionati della donna, un seno abbondante. Qui ci sono i vichinghi e questo che penso che sia il bacchetto o il baccanale, non so bene il termine preciso. Questa è una confezione, è una latta da 1 litro, come sempre. Qui abbiamo i loro strumenti di guerra. Qui abbiamo, penso, quello che sia un, cioè, sembrerebbe quasi un alce. Lo teschio di un alce, che abbiamo il boccale di il fusto di birra con il boccale. Una volta i boccali erano in legno. Qui abbiamo invece un altro, completamente un altro disegno, sempre della FAX. Questa volta non ci sono donne. Ed è molto interessante. Allora, per questo disegno qui, questo caprone infernale che sembrerebbe quasi una dipinzione di pintura del demonio. Guardate che sguardo minaccioso, se riuscissi, ecco, soffio dalle narici, arrabbiato. Questi qui sembrerebbero, sì, sono proprio dei lampi con le corna. Nelle tradizioni nordiche il diavolo è considerato differentemente da quelle cristiane. Qui abbiamo, penso, qualche altra divinità qua sopra, qui che si vede gli occhi rossi. E da questa parte abbiamo due vichinghi, anzi, questo qui addirittura sembrerebbe con le ali, sembrerebbe quasi Odino. Le ali sull'elmetto e abbiamo altri. Ah, questo qui deve essere Odino, quindi il figlio Thor, perché questo qui si vede che c'è il martello magico che butta fuori le saette. Questa sarà probabilmente un'altra divinità che è stata ricollegata al demonio. Adesso andiamo ad aprire una delle bottiglie. Apriamo questa qui col demonio. Io do sempre le donne mi piacciono troppo, quindi le lascio per ultime. E apriamo questa qui col demonio. Ferma, ferma, Marlene. Non c'è bisogno che. Ecco qui. Adesso, se riuscissi. Marlene, vieni qua in adesso, sì, vieni qui, dietro di me. Devi inquadrare così. Ce la fai? Ecco, sì. Brava. Uno e uno, due. Perché se no io non riesco a inclinare il bicchiere e mi succede come la volta scorsa. Che va fuori, allontanati un po' che se no non si vede. Ecco. Poi, ecco, stessa cosa della volta scorsa. È un bel bicchierone da 1 litro questo qui, quindi la latta andrà fuori tutta, penso. Per spinare bene la birra bisogna cercare di inclinare il bicchiere, ma lei ne ferma con le mani, inclinare il bicchiere e non buttarla giù perpendicolarmente, perché sennò la birra fa troppa schiuma. E lentamente, quando si arriva verso la cima, raddrizzare il bicchiere. Così. Quasi finita. Guardate che colore stupendo, dammi pure qua. Guardate che colore stupendo. Dorato. Lo metto alla luce perché così si vede bene. Guardate che colore stupendo sta birra. Forse è così. Un colore bellissimo. Guardate che perlatura, che schiuma. E pian piano, che poi la schiuma va un po' giù, si finisce di aggiungere la birra e qua si può aggiungere anche perpendicolarmente. Quindi per così. Ecco, un po' alla volta. Si rimbocca il bicchiere. Questo viene comunemente detto rimboccare. Adesso passiamo alla fase di degustazione, qua la latta è finita. Bene. Prego, assistente. Allora, proviamo questa birra, vi faccio vedere la perlatura, che è molto bella, le bollicine sono fantastiche, molto belle. Salute.
La birra è stata conservata in frigo a 4 gradi centigradi. Sapore intenso per essere una birra, no? Sapore intenso e non troppo amaro. Prego. Sapore intenso e non troppo amaro. Una birra è abbastanza corposa sta qua, quindi anche come colore si nota. E la presenza di luppolo non è esagerata come ad esempio nelle Pils. È una buona birra questa qui. È una buona birra nel senso che non è troppo amara, è amabile da bere. Concludo il video con questa, se ce la faccio, con questa bellissima immagine della donna. Ciao a tutti e alla prossima.